Torniamo alla Spezia, dedicata al tema sempre urgente della sicurezza sul lavoro. Fa tappa nella città dell'Arsenale militare la mostra itinerante partita dalla Camera dei Deputati. Vediamo. 1200 morti all'anno, una strage silenziosa contro cui sembra difficile trovare soluzioni. Sono gli incidenti sul lavoro a cui è dedicata la mostra fotografica? No, arrivata alla Spezia con la collaborazione di INAIL e ANMIL, l'associazione dei mutilati e invalidi sul lavoro. È una guerra la nostra. Obiettivamente stiamo attraversando un periodo brutto della nostra categoria. C'è troppe assenze, c'è troppo silenzio intorno ai problemi gravi del mondo del lavoro, della fabbrica. E purtroppo invece questa categoria ha bisogno di più, direi, un silenzio che si senta. Dopo un trend positivo durato 7 anni, che nella provincia spezzina ha visto calare del 33% gli infortuni tra il 2000 e il 2006, i problemi della sicurezza sul posto di lavoro hanno ripreso vigore. Solo nel mese di agosto un incidente mortale e 4 gravi hanno funestato il mondo del lavoro spezzino, segnale di un pericoloso abbassamento della guardia. Negli ultimi tempi, nell'ambito della Liguria, abbiamo assistito sia a una diminuzione complessiva degli infortuni, anche se minore rispetto a quello che ci si aspettava. Però sembra un aumento degli infortuni mortali e molto gravi. Questo determina sicuramente delle attenzioni particolari nell'opinione pubblica e verso le istituzioni che devono chiaramente salvaguardare prima di tutto, come dicevo prima, l'uomo nella sua interezza. La mostra, che presenta le fotografie di Riccardo Venturi, resterà aperta al Centro Allende tutti i giorni dalle 15 alle 19 fino al 16 settembre.